Buonasera, sono Joseph Connors e vi parlo da casa mia nello stato di Massachusetts, Williamstown, Massachusetts. E volevo prima di tutto ringraziare l'Accademia di San Luca e Marissa Tabarini per avermi incluso in questa presentazione a distanza, in questi tristi tempi di isolamento, e per avermi accordato il privilegio di parlare in inglese piuttosto di in un italiano abbastanza arrugginito. L'intervento sarà breve e sarà in due parti. Primo, uno sguardo sulla storia urbana negli ultimi 50 anni, cioè durante la mia vita da studioso, e secondo, alcune osservazioni personali, su un libro che considero di grande importanza. For my generation, Roman urban history began in 1973 with a chapter in the magnificent three-volume study by Christa Frommel. Palaspau and Urbanistic was the title of the chapter. Frommel goes through the urban projects of every pope from Nicholas V to Pius IV. He looks at the straight streets that begin with the Via Alessandrina of Alexander VI and continues through the Via della Lungara and Via Giulia of Julius II, the streets of Otium and Negotium, then Leo X's Via Ripetta, then the invention of the Trident at Ponte Sant'Angelo and Piazza del Popolo, and finally the care taken with the Via del Corso under Paul III. Despite discontinuities, as one pope sought to divert attention from the achievements of his predecessor, there was a gradual beautification of the city, of endowing the orbs with an imperial aura, culminating in Michelangelo's Capitoline Hill. I and many of my generation found this analysis fascinating. The Noli plan and the streets on it came alive and began to move and maneuver as ambitious papal families set them into motion. Straight streets and piazzas seemed now to represent not just Vitruvian order, but attempts at power. Rome has a worthy tradition of monographs on piazzas. I show some classics of the 1940s published by the Fratelli Palumbi Press, Mattia's Piazza del Popolo and Piazza Navona of Romano and Pertini. These books tend to be strong in the 18th and 19th centuries, and they emphasize festive moments, sometimes even in a folkloristic way. The tradition of piazza studies was continued by a number of fine monographs in the 1970s. De Feo's on Piazza del Quirinale, and by my friend and colleague Giorgio Ciucci on Piazza del Popolo. However, the piazza study that influenced me most was the magisterial article by Luigi Spezzaferro and my American friend, sadly my late American friend, Richard Tuttle. Place Farnèse, it was called, published in 1981 in the grand three-volume history of Palazzo Farnese, put out by the École Française de Rome. These two scholars opened our eyes to deep urban history, to Piazza Farnese before the arrival of Cardinal Alessandro Farnese in 1495, to a world of urban fortifications, pilgrimage routes, and food supply. They reached into a distant past to explain the way a monumental building adapts to the street network and then transforms it. The palace acts as a giant T-square, imposing order on the web of vicoli, and then projecting its influence outward as the piazza is cleared of medieval houses in 1535 and Via dei Ballari opened up to the Via Papale and almost within inches practically to Piazza Navona. Manfredo Tafuri was a Marxist theorist who, in mid-career, turned to a kind of annal school study of architecture and power in the Renaissance, based heavily in archival research. Interesting, from theory to archives. In Ricerca del Rinascimento, he cast his net wide on Renaissance urban history in Venice and Florence, and then finally in Rome. The book was published in 1992, a decade later in English,
But it was prepared for by Tafuri's participation in the great exhibitions on Raphael as Architect of 1984 and Giulio Romano in 1989. It reflected a political outlook formed in the tumultuous 1960s and 1970s. Terribilità and terrorismo recur often in Tafuri's vocabulary on the classical language of architecture. Tafuri's intellectual style obliterated the usual boundaries between history, architecture, humanistic culture, and science. He mapped out a new genre of historical writing. He focuses on the Medici complex in Rome, but after the magniloquenze of the early months, the Leonine papacy left behind really just projects and ruins, but not much building. Its bankruptcy in politics, he feels, was mirrored in architecture. With the Roman Pope, Paul III, the magnificence of the old days returns and the city is once again redesigned in the grand theatrical manner, which he calls una magnificenza in gran parte compensativa, much as papal building would remain in the Baroque age. Since this is a personal overview, I turn now to the scholar who influenced me most, the great German-American medievalist, Richard Krautheimer. I encountered him in 1972 as a student when he was finishing a 40-year project, the corpus of early Christian basilicas in Rome, and setting out then to write a grand urban history of Rome, which might have covered as much as three volumes and gotten to modern times. After retiring from New York University and moving to Rome in 1972, he finished the first volume of this urban history, Rome, Profile of a City, 312 to 1308, published in English in 1980, and then shortly afterwards in Italian by Enzo Crea's beautiful Edizione dell'Elefante. This master narrative of the millennium includes all the great medieval churches, but also the street network in light of papal ideology. In 1985, Krautheimer followed this with a smaller, more focused book, The Rome of Alexander VII, 1655 to 1667. He had worked for years with the drawings in the Chigi volumes of the Vatican Library and had published excerpts from the Pope's diary. Nearly every day, Alexander VII interviewed architects and town planning officials and spoke with Bernini alone 400 times. It is even said that the Pope kept a wooden model of all of Rome in his chambers to monitor the changes that he was carrying out on the city. Alexander VII knew that Rome counted for little in the world of European power politics, but could compensate with an impression of grandeur through architecture. This is the Pope of Piazza San Pietro, of Piazza Campitelli, the twin churches in Piazza del Popolo, but also the Pope of urban trees, who planted a tree-lined alley across the Roman Forum. Krautheimer dwells on what he calls urban teatri, theaters that are not theaters, but urban space which have theatrical effects on the people who pass through them, and on prospetti, grand vistas down straight streets ending in fountains. However, in a very revealing chapter, he also includes the other side of the medal, Roma Sporca, the filthy, plague-spreading city, high rents and squalid living conditions. He digs up a proposal of a discontented cleric, Lorenzo Pizzati, who sees the problematic underside of Alexander VII's urbanism. Pizzati says, what is needed most among all these churches, convents, monasteries, colleges, hospitals, confraternities, palaces, and squares is modest housing at fair rental. Pizzati seems a predecessor of the plea for practical planning that is at the heart of Marisa Tabarini's Pro Bono Publico. In most urban history, such as Krautheimer's, the Pope is the prime generator of urban change. On the other hand, after working on the huge residential complex of the Casa dei Filippini, Borromini's oratory, but also the whole building, I began to see things differently. I became convinced that motors of urban change, just as important as the Pope's, were these very monasteries, convents, colleges, and similar institutions that Pizzati mentions. The 17th century was
a time of incredible expansion for the religious orders throughout Italy. Parts of Rome like Trastevere and Monti were veritable convent cities. In the Campo Marzo, these institutions spread like cancer in densely packed neighborhoods. They expropriated property, they cleared piazzas, they opened up vistas onto their church facades. Institutions, they became town planners in limited local ways, but when put together, their global effect was to reshape the city. Institutional urbanism seemed to me a legitimate subject for research, and the result, in English called Alliance and Enmity in Roman Baroque Urbanism, was published in English in 1989 and in Italian in 2005. Now I see that the land grabbing and piazza opening of these great institutions are part of the picture that Marisa Tabarini's text, Pro Bono Publico, so strongly criticizes. Marisa Tabarini burst onto the scene of Roman Baroque studies with her monograph of 2008 on Palazzo Spada. For her first book, it was really quite amazing. There was already a fine monograph, Leonello Nepi's Palazzo Spada of 1975, and it took courage to write a new one. Yet one senses from page one till the very end that this is a deeply original book. Tabarini offers a study of Spada family history, of course, but also of the perspectival culture of Cardinal Bernardino Spada and its roots in Paris and Bologna, and especially in the scientists among the minims at the Trinità ai Monti. She draws links with French perspectival culture, but also there are chapters on Spada residential strategies, not only in Rome, but in Bologna, Tivoli, and Frascati. And there's a wonderful section, really a mini book, on Borromini's spiral staircases. I first met Marisa in conjunction with her work on Borromini's Sette Dolori, which he placed in the context of Paul V's replanning of Trastevere. I could tell immediately that she was not only a fine architectural historian, but an innovative urban historian. That interest has finally come to fruition in her new book, Memoriale Pro Bono Publico. The urban thinking in the Memoriale is quite radical. Written in the later part of Innocent X's reign, it goes against everything the Baroque papacy stood for up to that point. It goes against the creation of the dynastic piazza a la Farnese or a la Barberini or a la Pamphilii. It goes against the monumental nepotistic palace. It goes against the allegorical fountain that is there to exhibit papal control of the water supply. Instead of this urbanism around powerful families, Pro Bono Publico would return to urbanism for the public good, imposed by a central planning authority with utilitarian ends. It is like a return to the world of Sixtus V, who wanted to use the Colosseum, we remember, as a factory for wool working. Pro Bono Publico wants to use the Castro Pretorio for silk workers and Villa Adriana for a noble military academy. But there's a fundamental difference from the world of Sixtus V and the Counter-Reformation. The author of Pro Bono Publico is the professed enemy of the religious orders, the monasteries and convents, and the stranglehold they show over the city. So it is ironic that Pro Bono Publico was written during the most intense phase of construction of Piazza Navona, 1648 to 55, precisely when the Four Rivers Fountain was put up, when the two great family palaces, Malini and Cibo, were pulled down to make the chapel of Sant'Agnese. An urban space that had been a place where the civic nobility could congregate or some foreign families could put down their roots in Roman society became the playground of a single powerful family. Pro Bono Publico says that fountains were to be accessible to the people, not only built for vanità e bellezza. Here we have an indictment of John Lorenzo Bernini. Pro Bono Publico advocates converting much of the piazza to civic uses, and in fact, the construction of a vast archive at its southern end. The Memoriale is alert to the problem of Tiber flooding. And in fact, it fits in very nicely with the very productive vein of Roman water studies that began, I think, with Cesare D'Onofrio, Le Fontane di Roma,
first edition in 1957, and has continued in multilingual, multinational way with Catherine Rene's fantastic book of 2010 on the waters of Rome, and then on the multi-millennial history of the Tiber by Segarra Lagunes of 2004. Finally, the latest, my American colleague Pamela Long, who comes out of the world of history of science and technology and engineering, who turns that lamp onto the water supply of Rome in her book of 2008. The author of Pueblo Republico is very alert to the problem of flooding in Trastevere. His most ambitious project is to build an embankment, in a way, something foreseen the Lungo Tevere, from Ponte Sisto to the bridges of the Tiber Island. The house fronts would follow a curve, sickle-shaped, like the waterfront of Messina, built in the 1620s and 1630s. Houses in Pueblo Republico all line up. They all have porticos, shops, and mezzanines for families to live in. Above all, they should not be dark and dreary, but allegre e bianche. They would be, in our modern parlance, affordable housing for tradesmen, of course, but also for one cherished group, secular priests, who now, pro bono says, have to live in cramped, squalid conditions. One here has here, I think, an insight into the living conditions of the author. So many things in the urbanism of the 18th and 19th centuries are predicted in this text. The crescents, which would become such an interesting feature of urbanism in London and Bath, or raising the level of the streets, one is reminded of the enormous effort made by the city of Chicago in the 1850s to lift all its streets and buildings 2 meters above the level of the swamp on which the city was originally built. Pro Bono Publico proposes other new urban spaces, a Piazza del Popolo with porticos all around it and no twin churches, just porticos reaching up to the city gates, reminding us, as Marisa Tamburini justly says, of the efforts of Henri IV in Paris to provide an urbanism for the city which would both reflect papal royal grandeur and at the same time have a strongly functional bias. In the wonderful book by my late colleague Hilary Ballin, one of the great insights is that the splendid Place Royale, now Place des Vosges, was begun as a silkworking operation. Pro Bono Publico would have converted the Castro Pittorio into something like a Place des Vosges of Rome. Another prescient recommendation in Pro Bono Publico is the confiscation of all classical statues from private families and inscriptions, and the creation of a public museum on the Capitoline. Exports of statues would be strictly controlled. This is a remarkable anticipation of the Museo Capitolino that would be formed under Clement XII and Benedict XIV in the middle of the 18th century. Who wrote this astounding text? Tamburini closes in on the ambient of the Avvocati Concistoriale and the figure of Prospero Fagnani. Some of the proposals of Pro Bono Publico were taken up by the great town planning Pope, Alexander VII, but many were not. Utilitarian urbanism of straight streets with porticos found a warmer welcome in Turin. In Chigi Rome, nepotism returned in force, and gloria and splendor remained the main drivers of public works, as so well described by my colleague Aloisio Antonori in his very interesting book, La Magnificenza e l'Utile. Bernini and the Jesuits won out over Prospero Fagnani and the Jansenists, at least for the moment. Why was the Memoriale not burned? It is fascinating to follow Tamburini as she traces a possible route of survival via Cardinal Nerio Corsini the Elder, who worked under Alexander VII, then his nephew Lorenzo Corsini, who became Pope Clement XII, and finally his nephew, the Cardinal Nipote Neri Maria Corsini the Younger, and finally getting to the figure of Leoni Pascoli and his visionary Testamento Politico of 1733. Marisa Tamburini's fascinating book shows us the way from the High Baroque to the Enlightenment. Grazie per la paziente ascolto e grazie a Marisa Tamburini per un libro così pieno
di prospettive nuove e inaspettate. Allora, grazie dell'invito a presentare questo libro che ho trovato estremamente interessante nella sua lettura, nella lettura del testo di questa fonte straordinaria e anche molto intrigante nella presentazione che fa Marisa Tabarrini di questa fonte. Innanzitutto vorrei dire che come storica mi sono molto contenta quando si pubblicano le fonti, cosa che ovviamente non è al momento molto praticata. Si scopre sempre qualcosa di nuovo e le scoperte si moltiplicano se uno va a leggere una fonte come questa. Ora non mi soffermerò propriamente sugli aspetti diciamo urbanistici, sull'architettura, perché non è strettamente il mio campo ovviamente, e cercherò un po' di inquadrare, di sottolineare quello che riguarda soprattutto gli aspetti politici, economici e culturali del momento del pontificato di Innocenzo X. Siamo alla metà del 600, dopo il lungo pontificato Barberini. Il pontificato di Innocenzo X è stato considerato, vorrei dire, non gode proprio di un'ottima fama, forse a causa della donna Olimpia, che anche secondo le cronache ovviamente contemporanee e che hanno poi così avviato tutta una tradizione storiografica, era colei che maneggiava la mente del Papa, il quale, c'è cioè una fonte che è l'ambasciatore del Granduca di Toscana, che riferisce che il Papa è completamente rimbecillito ed è nelle mani di donna Olimpia, che ne fa quello che vuole, così trasmetteva in un messaggio al Granduca. Ora, questa diciamo leggenda, se non proprio nera, diciamo abbastanza oscura, ha messo un po' in ombra alcuni aspetti molto significativi dal punto di vista politico del pontificato di Innocenzo X. È un momento, io lo chiamerei un po' un pontificato ponte, anche se bisogna capire che cosa si può significare, fra il lungo pontificato Barberini e quello Chigiano. In realtà ci sono delle personalità che crescono nell'ambiente barberiniano, che operano un po' sotto traccia in questo pontificato, ma che riemergono con forza nel pontificato Chigiano. E possiamo fare dei nomi: Sforza Pallavicino, Olstenio. Ci sono dei giuristi molto importanti, qui si fa il nome per esempio di Prospero Fagnani, e quindi tutto quel contesto che gira intorno allo Studium Urbis, che in questo periodo si nutre anche della presenza di personalità straniere che arricchiscono molto l'ambiente romano. Un altro, e quindi qui si pone un problema subito evidente e molto intrigante, perché questo testo è un testo anonimo e quindi quando c'è l'anonimato si cerca sempre di fare delle ipotesi che Marisa Tabarrini fa molto acutamente, legando questo personaggio ipotetico ad un ambiente che emerge nella Roma della metà del 600 e che è quello diciamo legato un po' alla diffusione del giansenismo. Un giansenismo che in questo momento trova proprio la sua, il suo attacco da parte dei pontefici romani, già prima con Barberini, con Urbano VIII, con Innocenzo X e successivamente la questione poi si trascinerà a lungo, lo sappiamo, fino al 700, eccetera. Però ecco, quello che emerge è che i francesi che vengono anche a discutere il problema per cercare anche un accordo con il pontefice hanno un riflesso e una diciamo così un raccolgono consenso in uno strato
della cultura romana che già è predisposto ad accogliere queste idee gianseniste. Quindi uno strato della cultura che è in polemica con i gesuiti, con la religiosità gesuitica, è in polemica anche con la filosofia che detta, diciamo, il comportamento dei gesuiti. Quindi, cioè, voglio dire che non dimentichiamo poi che l'ambiente francese a Roma ha un grande spazio. Le ambasciate raccolgono attorno a loro una corte molto importante in cui vengono accolti anche personaggi che arrivano dall'Oltralpe, che si stabiliscono per un periodo a Roma, accolgono viaggiatori e quindi creano un milieu che è recettivo molto anche a quello che viene da fuori d'Italia, e non è ovviamente solo il caso della ambasciata francese e del contesto francese a Roma. Ma il pontificato di Innocenzo X dal punto di vista politico è anche molto travagliato, perché non bisogna dimenticare che si colloca in quel tornante in cui, diciamo, conclusa la pace di Vestfalia nel 1648, il papato, diciamo, non vorrei dire entra in una decadenza, perché il concetto, diciamo così, è molto discutibile, ha una presa politica nel contesto europeo sempre più marginale. L'idea di padre comune che ha diciamo, sostanziato la politica di Urbano VIII nel corso della guerra dei Trent'anni, e che è un'idea, diciamo, che va indietro nel corso fino al Cinquecento, cioè quella di una neutralità più apparente poi che reale del pontefice nei contesti diplomatici e bellici europei, con la fine della guerra dei Trent'anni non ha più una portata politica, un peso politico valido, perché ovviamente i giochi si fanno altrove. Si fanno ovviamente a Parigi, si fanno ancora un po' in Spagna, ma sempre meno in Spagna, e si fanno in Inghilterra, si fanno in Olanda. E qui ci torneremo, perché lo sguardo di questo autore si rivolge molto all'Europa, anche all'Europa del Nord, anche a quei contesti politici e costituzionali che non sono delle monarchie, ma sono, come l'Olanda, delle repubbliche. E questo è un tema che noi troviamo anche in altre relazioni di viaggi compiuti nell'Europa del Nord da nobili romani. Mi viene in mente Giustiniani, mi viene in mente Sacchetti, che riportano poi a Roma una esperienza positiva della visita in questi paesi. Quindi c'è una circolazione di questi esempi che non sono riferibili soltanto alle monarchie e soprattutto alla monarchia francese. Allora, naturalmente c'è i Panfili hanno dato anche una impronta molto forte all'urbanistica, si sono appropriati di spazi fondamentali, pensiamo a Piazza Navona, pensiamo appunto al Palazzo sul Corso, ma direi anche che questo è un messaggio, diciamo, familiare, di esaltazione della famiglia, cosa che non è nuova ovviamente nella Roma barocca, no? Però la dobbiamo leggere anche in un contesto, diciamo, che deve, in cui la esaltazione familiare fa un po' da pendant alla minore forza politica del papato. La colomba però può rappresentare, diciamo, la raggiunta pace, anche se è definita l'infame pace di Vestfalia. Non dimentichiamo che il papato rifiuta, non accetta quello che viene stabilito a Münster e a Osnabrück. Ora, nel
quadro del pontificato di Innocenzo X, e qui possiamo anche coglierne alcuni spunti in questo testo, si verificano alcune novità, perché si comincia a sentire troppo forte il peso delle monarchie europee sull'elezione pontificia, e una, chiamiamola fazione, un gruppo, comincia a costituire quello che sarà poi determinante nel pontificato successivo, che è il cosiddetto squadrone volante, cioè dei cardinali capeggiati da importanti personalità che vogliono in qualche modo smarcarsi, direi, dall'influenza molto pesante sul conclave delle monarchie, quindi dall'indirizzare l'elezione del pontefice o sulla fazione francese o sulla fazione spagnola. Teniamo presente anche che in questo momento la Spagna di Filippo IV sta perdendo, direi così, quella forza che aveva avuto nel periodo precedente, e quindi d'ora in poi, direi, anche come modello Roma guarderà piuttosto a Parigi, a Versailles, in sostanza alla corte di Luigi XIV, che in questo momento peraltro attraversa una crisi molto forte col problema della Fronda e ancora, diciamo così, ne subisce i contraccolpi ai quali sarà chiamato a fare fronte il cardinale Mazarino. Allora, torniamo un momento al nostro testo molto importante, come è stato detto e come ha ben spiegato Marisa nella sua introduzione. Innanzitutto, se si legge, e se si legge di seguito, si nota anche una differenza dal punto di vista stilistico, perché la prima parte mi pare molto più organica, quando si propongono le soluzioni, direi, di tipo urbanistico-architettonico, mentre invece la parte successiva, quella che viene chiamata come regesto, si colloca in quella tradizione abbastanza frequente nel contesto romano e non solo, di appunti, riflessioni, copiature anche di testi storici, di trattati, anche riferimenti ad avvisi, a cronache, a qualcosa che, diciamo, è avvenuto prima e che si prende come esempio per discutere o per alimentare una proposta. Quindi si può anche pensare a una, diciamo, non a un solo autore, ma forse alla mano di più autori. E da quali ambienti allora viene questo autore? Chiamiamolo così, diciamo che è un autore, ma forse, diciamo, è un autore corale. Ecco, immagino piuttosto che si faccia portavoce di istanze diffuse in alcuni ambienti. Gli ambienti, appunto, come rileva Marisa Tabarrini, sono il giansenismo, e ne abbiamo già detto come i francesi abbiano in qualche modo influenzato quelle tendenze romane già favorevoli o comunque contrarie ai gesuiti e favorevoli a questo rinnovamento che veniva da Oltralpe. Dall'altro, lo studium urbis, terrei anche presente questo ambiente dell'università romana, e dall'altro quello che è l'ambiente della Biblioteca Vaticana, a cui si fa riferimento molto spesso, in cui ci sono delle personalità di spicco in questo periodo. Basti pensare per esempio a Luca Ulstenio, che è portavoce e portatore proprio anche a Roma, non solo di, diciamo, lui è un convertito, quindi è anche un tramite in questo senso fra la cultura del nord Europa, in particolare tedesca, e quella assunta dopo la conversione romana.
Ecco, poi non dimentichiamo che è un erudito, è un geografo, ha quindi molto presente anche tutta una serie di istanze che in parte vengono qui riprese in vari punti. Ne cito soltanto una che mi ha molto colpito, quello per esempio di accompagnare lo studio della medicina con la chimica. E quindi è un'innovazione molto interessante e soprattutto fa vedere la ricezione della scienza nuova da Galilei e agli altri, che vengono quindi, diciamo, proposti come nuovi studi da inserire nel curriculum di chi si avvicina anche agli studi di medicina, di anatomia. E qui il discorso si farebbe anche molto più complesso, perché vedere quanto ricettiva fosse la scienza romana rispetto anche ad altri luoghi universitari, anche dello Stato Pontificio, viene in mente soltanto Bologna, rispetto a queste discipline. Ma torniamo appunto a cercare di identificare un po' questo personaggio. Si riferisce molto a dei modelli, modelli italiani, modelli francesi. Tra i modelli italiani spicca Ravenna, che viene citata molte volte. Questo fa pensare che abbia avuto delle esperienze di governo dirette, cioè i problemi che espone si siano maturati in qualche modo sul campo, in un'esperienza di governo proprio delle legazioni, delle città. Un altro è Firenze, e quindi ci può far pensare, e qui ritorno all'ipotesi che fa Marisa Tavarrini del legame con la famiglia Corsini, e in particolare in questo momento il cardinale Nerio Corsini, che poi potrebbe aver trasmesso anche materialmente il manoscritto al Settecento al cardinal nipote Neri Corsini durante il pontificato di Clemente XI, favorevole al giansenismo, più favorevole al giansenismo, ma siamo in un contesto totalmente diverso. Allora, quindi esperienza diretta di governo, scambio di esperienze di governo, e questo può anche far pensare a una pluralità di autori o comunque di una raccolta da parte di una sola persona di istanze, di riforma che vengono da varie parti, però da chi ha verificato sul campo quali sono i problemi del governo dello Stato Pontificio. E allora, ecco, ci chiediamo anche quale fosse la formazione culturale di questo personaggio, no? Cioè conoscenze dirette, resoconti di viaggi, noi pensiamo, diciamo, che le persone non viaggiassero molto, in realtà, cioè, i romani viaggiavano moltissimo, e perché seguivano i nunzi quando andavano nelle missioni diplomatiche, e noi, accanto alle nunziature, diciamo, ufficiali, cioè alle lettere che si mandavano alla segreteria di Stato, molto spesso troviamo dei resoconti personali diretti alla famiglia di queste esperienze di viaggio, che spesso ovviamente sottolineano in questo, diciamo così, in queste scritti rivolti alla famiglia molte cose, impressioni personali che non troviamo in quelle dirette alla segreteria di Stato. Poi c'è anche da tenere presente che Roma è uno snodo importantissimo della comunicazione, è il centro in cui arrivano gli avvisi dall'Europa, fuori d'Europa, e sostanzialmente vengono poi riscritti e rinviati dappertutto. C'è un altro fatto che secondo me è da tenere presente. Lui spesso, soprattutto nella seconda parte, fa riferimento a come si devono comportare i missionari, e fa riferimento a Propaganda Fide. Ora, Propaganda Fide, fondata nel 1622, ha a questo
punto del secolo un'importanza straordinaria, perché diciamo che coordina tutto quello che sono le missioni in Europa per riconquistare al cattolicesimo le terre eretiche, ma soprattutto extraeuropee, cioè l'Asia, l'Africa, l'India, tutto quello che vede l'attività della Chiesa cattolica al di fuori dell'Europa. E gli esempi qui sono spesso, si ricorda Pechino, ma si ricorda l'Etiopia, si ricordano vari paesi dell'Africa, si parla delle terre del Portogallo, degli imperi del Portogallo, quindi c'è anche, dobbiamo anche considerare come Propaganda Fide fosse un centro di raccolta di queste informazioni che vengono da fuori, dalle terre fuori di Roma. E come circolassero? E circolavano molto spesso manoscritte. E questo è molto importante, perché la circolazione del manoscritto affianca la stampa e rende, diciamo, più fruibile tutto quello che si scrive nel manoscritto. Oltretutto viene sottratto alla censura. E questo è molto significativo, perché noi vediamo anche qui riferimenti più o meno espliciti, più o meno occulti a opere che sarebbero state messe all'indice, ma che tranquillamente si trovavano poi nelle biblioteche cardinalizie. Cioè abbiamo, insomma, varie testimonianze, se guardiamo gli elenchi delle biblioteche troviamo libri proibiti che circolavano, arrivavano a Roma da varie strade, in particolare da Venezia, via Foligno e cioè la dorsale, diciamo, adriatica. Che cosa propone? Tralascio quello, diciamo, che è più propriamente l'aspetto di trasformazione, di riforma urbanistica. Anche se teniamo ben presente che la categoria dello spazio non è soltanto una categoria urbanistica, ma è una categoria politica, e perché consente di riusare lo spazio per altre finalità, e qui sono molto evidenti. Cioè l'architettura deve essere utile, gli spazi devono essere utili, devono, diciamo, essere utilizzati per le attività economiche, per il benessere, diciamo così, inteso in maniera molto, qualche volta anche molto generica e utopistica, come quasi tutte le proposte del nostro. Ma devono togliere di mezzo tutta una serie di elementi che hanno segnato il territorio fino a quel momento, che diventano elementi un po' che, di disordine, perché se pensiamo per esempio a alla riforma degli ordini promossa proprio da Innocenzo X, che portava alla distruzione di piccoli conventi, non si distruggono soltanto perché sono poveri, cioè, ma perché sono elementi di disordine. Quindi rientra anche in quel controllo della disciplina del clero, che tendeva a razionalizzare in qualche modo, non soltanto all'interno di questi conventi, ma anche fuori di questi, perché erano spesso degli elementi di disordine, diciamo, pubblico, in quanto godevano comunque del diritto d'asilo, e quindi erano luoghi immuni, non potevano, la giustizia non poteva entrare in questi luoghi. Dall'altro il tema dell'agricoltura, che in questo momento è molto sentito, viene da carestie che hanno fortemente condizionato l'annona romana, il problema dell'approvvigionamento del grano, che veniva dall'Oriente, veniva dalla Sicilia, ma ricordiamoci che in questo momento ci sono, per motivi politici, ci sono dei grossi problemi. Qui c'è da notare una cosa che mi ha molto colpito: l'uso, diciamo, dei turchi
per riciclarli nell'agricoltura. Quindi non c'è un'ostilità verso questi possibili immigrati che dovrebbero essere catturati dalle galere pontificie come schiavi, ma invece di farli remare nelle galere pontificie si possono mettere a lavorare nei campi. E quindi c'è tutto anche il problema della messa a coltura di molte zone. E pensiamo alle zone paludose, questo sarà un problema che attraverserà tutto, diciamo, il programma economico dello Stato Pontificio. Leonardo stesso aveva lavorato per le paludi pontine, ma è un problema che arriverà fino a Pio VI e successivamente sappiamo anche quali sviluppi avrà avuto. E poi un altro tema importante, ne scelgo soltanto alcuni perché bisognerebbe soffermarsi su moltissime cose, la giustizia. La giustizia è un tema fondamentale perché è legato allo stesso esercizio e al potere della sovranità. Per me è un tema molto intrigante in quanto me ne sono occupata sotto vari aspetti. E il giusto giudice è colui che detiene la sovranità ed esercita attraverso la giustizia la stessa sovranità. Quindi che cosa si imputa alla giustizia papale? Soprattutto la corruzione dei bassi ranghi, i notai. Quindi è qualcuno che ha un'esperienza abbastanza diretta di questo, ma ovviamente possiamo trovarle nelle denunce di questo tema e di questo grave problema, le troviamo molto spesso nelle suppliche, le troviamo nei memoriali. Poi c'è il problema anche dell'esercizio della grazia, che è un potere intrinseco alla sovranità, e si dice chiaramente che se il pontefice appena eletto grazia i delinquenti, fa un'offesa a chi è stato, diciamo così, colpito dalle azioni criminose di questi delinquenti. Quindi c'è anche questo attacco, no? Con degli esempi molto precisi. E c'è anche, ricordando l'episodio Cenci, che è molto toccante in quanto ridescrive questo episodio della violenza del padre, suggerisce di come la giustizia debba entrare nelle case e debba guardare dentro la famiglia e quindi debba osservare i crimini che si fanno nella famiglia. E questo è un tema molto interessante che si svilupperà molto anche nel corso del tardo 600 e anche in Francia, non soltanto, e questo potrebbe essere anche un influsso del tema, diciamo così, legato a questi aspetti della contaminazione, chiamiamola così, con la cultura francese. Dall'altro, il limite al lusso è stato ricordato, ma qui ricordiamo benissimo delle leggi suntuarie, del resto gli stessi statuti prevedevano dei limiti alle spese per le doti, ma ovviamente venivano sempre disattese, perché mettere una figlia sul mercato matrimoniale che non avesse una dote un po' attraente rischiava di andare, diciamo così, senza acquirenti. E dall'altro il problema delle imposte, no? Che sono un altro tema importantissimo, che gravano soprattutto sui contadini, ma gravano anche per pagare quegli enti inutili che sono enti ecclesiastici. Ora, che cosa viene fuori da questa immagine proposta dal nostro anonimo o dai nostri anonimi? Viene fuori una città austera, direi un'immagine di Roma quasi rovesciata rispetto alla Roma barocca, la Roma che conosciamo da varie fonti proprio di questo periodo. Si condanna il rumore, si vuole il silenzio, si vogliono evitare i rumori dei carri, le strida dei venditori ambulanti,
i mercati. Quindi una città raccolta in sé sostanzialmente, ma ci chiediamo, era possibile questo? Una città dove non si sentisse più il fruscio delle vesti eleganti, dove le persone passassero così in sordina. Ecco, per un papa appena eletto queste erano le proposte. Sappiamo che alla morte di Innocenzo X il conclave fu piuttosto complicato. E dopo molte traversie fu eletto Fabio Chigi, che aveva avuto una lunga esperienza come mediator pacis nella Germania e che conosceva quindi quali erano gli attacchi degli eretici alle pompe romane, alla chiesa, al papato, alla corte, e la sua elezione in un certo senso, sostenuta anche appunto da chi voleva svincolarsi un po' dalla pressione delle corone, lasciava delle speranze che si sarebbero forse messe in atto alcuni, perlomeno alcuni dei suggerimenti raccolti in questo testo. E l'inizio del pontificato di Alessandro VII effettivamente sembrava un pontificato austero, anzi qualcuno diceva che il Papa era talmente tirchio e avaro che non aveva fatto neppure la cavalcata o comunque non aveva distribuito il denaro come si usava, eccetera. E poi ci fu il famoso dibattito se chiamare a Roma i familiari. Da quel momento possiamo dire che il pontificato di Alessandro VII va a incanalarsi sulla scia dei pontificati nepotistici precedenti, con alcune però varianti naturalmente, perché durante il pontificato di Chigi succedono delle cose molto particolari. La prima è la peste che sconvolge questa volta la città fra il 56 e il 57 e fa riflettere sull'organizzazione della città stessa, anche urbanistica. Poi c'è il fatto che vengono rimesse al governo tutta una serie di personaggi che, come ho detto precedentemente, avevano lavorato sotto traccia durante il pontificato di Innocenzo X, ma che qui invece vengono ripresi a dirigere importanti congregazioni. E quindi noi vediamo una continuità col pontificato barberini, perlomeno con quella cultura di governo barberiniana e quella chigiana. Però cambia lo scenario europeo e il conflitto con la Francia, che si sanerà soltanto con grande umiliazione non solo del pontefice ma anche di tutta la sua famiglia che va a chiedere scusa a Luigi XIV, e poi cambia lo scenario europeo in cui appunto il papato perde questo potere che bene o male fino ad allora aveva mantenuto. Che cosa mantenne Alessandro VII del progetto? Non so quanto abbia mantenuto. Certo che la riformulazione di urbanistica di Roma sotto Alessandro VII ha un valore propagandistico molto forte ed è diretta al mondo, proprio a quel mondo, a quella universalità cattolica che trionfava proprio nella diffusione di un cattolicesimo universale e che in Roma si manifestava nella ripresa invece di un'architettura modellata e fruibile soprattutto dagli ordini religiosi, proprio direi in questo senso un po' il contrario di quello che aveva auspicato quell'architettura civile o di pubblica utilità che aveva auspicato questo testo. Marisa Tabarrini si è dedicata da molti anni e con successive
approssimazioni, successivi approfondimenti a questo testo che è un oggetto storico molto complesso. Un testo di una figura di cui è stata precisata con successive focalizzazioni l'entità, l'appartenenza, manca soltanto il suggello del nome, ma forse non è neppure così importante rispetto all'averlo inquadrato così correttamente. Un personaggio che è mosso da una volontà riformatrice a 360 gradi e allo stesso tempo ad una irrefrenabile curiosità per tutto quello che avviene al mondo e che è oggetto di comparazione per le sue idee riformatrici. Quindi un oggetto unitario che però si colloca sui confini di molte discipline e oggi che bene o male, piaccia o non piaccia, siamo vincolati alla specializzazione, è difficile per noi abbracciare questo oggetto in un solo colpo d'occhio. Va dato atto a Maria Tabarrini il coraggioso e per me pienamente riuscito sforzo anche di interessarsi a settori disciplinari come la storia della società, la storia economica, con successo per commentare questo ricchissimo testo. Certo, questo singolare personaggio mostra alcuni aspetti nella sua collocazione storica che lo inseriscono apparentemente in continuità col passato, ad esempio nella sua ansia moralizzatrice, nell'inasprire le pene di fronte a condotte morali licenziose, oppure anche quando indica alcune chiese, alcuni monumenti dell'antica Roma come involucro per costruire delle chiese, si muove in una certa continuità con i papi della Controriforma, in questi due aspetti. Ma allo stesso tempo la sua indignazio morale e moralizzatrice è profondamente diversa, basti un solo dettaglio, cioè la sua indicazione di togliere dai musei capitolini, di cui voleva rafforzare le collezioni di statuaria classica, di togliere le statue dei papi benedicenti e mettere al loro posto delle targhe commemorative di grandi scienziati, a cominciare da quel Galileo che all'epoca era ancora, diciamo, aveva ancora una fresca fama di abiura e di trattamenti molto repressivi da parte della Chiesa. Ma quello che vorrei trattare in questa sede è soprattutto il fatto che questo testo è una sorta di vettore che dal cuore del Seicento, perché siamo verso la metà degli anni 50 del Seicento, dal cuore del Seicento punta decisamente verso il secolo successivo. E perché? Perché le idee che costui propugnava troveranno più di un eco in un contesto storico diverso, quello dove degli intellettuali ispirati parimenti a una volontà riformatrice troveranno appunto, saranno per qualche tempo e sia pur parzialmente una vera e propria classe dirigente. Quindi mi riferisco al pontificato di Clemente XII Corsini, stiamo tra il 1730 e il 1740, dove appunto si verifica questa contingenza. E come il fiume Carsico, le idee del nostro anonimo ritorneranno ad affiorare. Mi piace ricordare le parole del grande storico Franco Venturi, autore del fondamentale Settecento riformatore, rispetto a questa elite di intellettuali che fanno classe dirigente, che ben la ritraggono e in questo indirettamente, per traslato, possono anche inquadrare il nostro anonimo personaggio. Questi chierici, aperti al razionalismo, trovarono il loro unico system in una morale rigorista, in una interna severità, talvolta in una chiusura ascetica, si andò, cioè cristallizzando in quegli anni il rigorismo degli intellettuali. Cerati, Bottari, Celestino Galliani furono rappresentanti tipici di questo gruppo che gli storici hanno definito giansenistico. E anche in architettura, in quell'epoca, succedono dei fenomeni che, come si sarebbe detto tempo ormai lontano, sembrano presentare una sorta di analogia strutturale con questi fenomeni, cioè un
ritorno a un sobrio e austero cinquecentismo, a configurazioni geometriche primarie, ben scandite, ben distinguibili, in cui diciamo il retaggio barocco viene, come diceva un tempo Sandro Benedetti, raggelato, viene rappreso, cioè il raggelamento del barocco in quest'epoca. E anche questo fenomeno ha le sue origini nel secolo precedente, in Carlo Fontana, nel suo insegnamento presso l'Accademia di San Luca, ma le cose nella storia non si ripropongono mai nelle stesse modalità, e qui queste istanze, questo cinquecentismo viene a essere investito dai nuovi ideali del Settecento riformatore europeo, la polemica contro il lusso, che poi per traslato diventa anche una polemica contro l'ornato, contro l'ornamento, oppure l'insistere sui fattori utilitaristici, dove l'utilitas diviene il più importante elemento a cui si dovrebbe improntare l'architettura. Ma torniamo un attimo a questa figura che quindi andrà d'ora in poi inserita a buon diritto nell'albero di famiglia degli antenati di questa fase del Settecento riformatore. Questa figura che peraltro, come osserva Marina Tabarlini acutamente, è una figura forse recepita nel Settecento anche in maniera diretta, perché se ho ben capito nei manoscritti ci sono delle glosse appartenenti ad alta grafia, questa grafia è probabilmente settecentesca, quindi questo dovrebbe essere l'inizio di un interesse mai sopito per questo manoscritto, interesse che poi invece viene a cadere quando la parabola del riformismo dello stato della Chiesa trova appunto la sua conclusione. Quindi un lungo silenzio, una lunga pausa, ma l'interesse per questo manoscritto dovrà essere sussistente almeno nella prima metà del Settecento. Ora, il nesso tra la riforma del clero, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la distribuzione delle chiese, delle parrocchie e le riforme di carattere più strettamente urbano che il nostro anonimo mette per iscritto, questo nesso è ben visibile un po' in tutto il testo, perché quando a Roma ci sono due chiese molto vicine, come capita per la ricchissima stratificazione storica dell'urbe, e di queste due chiese una è messa un po' peggio, allora quella chiesa e il nostro implacabilmente si deve buttare giù. Buttare giù per dare spazio ad altre cose, cose che potrebbero essere gli ampi viali o altri tipi di vizi. E tra questi tipi di vizi ricorre quasi ossessivamente un tipo che si rincorre in tutto il testo, cioè un fronte fabbricato con un portico inferiore, delle botteghe, dei mezzanini e delle residenze per persone più ambienti nei piani superiori. Quindi una tipologia scarsamente usata a Roma. Sì, a Roma ci sono fenomeni analoghi in cui delle cellule con botteghe e residenze al piano superiore vengono accorpate in unità più ricche e più complesse. Ci sono, non so, le case Soderini in Borgo, ci sono le case degli Agostiniani in Piazza del Popolo, ma sono tutte prive di un portico. E d'altra parte l'idea della residenza con le botteghe sarebbe stata anche affrontata pochi decenni più tardi da Alessandro VII, che però appunto le confina in tipologie consolidate di palazzi. Mi viene in mente ad esempio Palazzo Gambirasi alla Pace, che palazzo anche concordato in qualche misura con lo stesso Papa e che quindi dà questa impronta, ma non era quello che voleva il nostro anonimo, voleva il fronte porticato come strumento di unificazione di quinte stradali, e lui stesso ammette le numerose ascendenze per questa scelta. L'unitarietà innanzitutto veniva apprezzata e ammirata nella famosa palazzata di Messina. Dopodiché ci sono le strade porticate degli successivi ampliamenti della Torino, come la via Po, e poi ancora ovviamente le grandi piazze reali francesi. Sono tutti tipi che presuppongono un tipo di monarchia assolutista che la Chiesa non avrebbe mai o saputo o voluto
recepire fino in fondo, perché soprattutto nelle imprese urbane la Chiesa di Roma si muove su intese, concordanze, su una rete più morbida di relazioni, senza mai imposizioni drastiche, quella rete morbida che poi giustifica tutte le più importanti imprese urbane del barocco romano. E parimenti l'idea di fare degli sventramenti nel centro storico per realizzare questi ampi viali si rivela in tale contesto del tutto utopistica. Il nostro se la prende soprattutto con, cito, il caos di stradacce e vicolettacci di Trastevere, ma appunto sono proposte nel contesto delle strategie papali del tutto utopistiche, che ci fanno capire quanto questo personaggio restasse alieno a questo tipo di assolutismo più morbido. E tuttavia tali idee riaffiorano appunto nella seconda fase piena del tentato riformismo, perché ad esempio ricordiamo un'altra figura chiave degli intellettuali del primo Settecento, Lino De Mascoli, che scrive il Testamento politico nel 1733, una grande proposta di riforma dello Stato della Chiesa a 360 gradi. Ecco, io direi, alla luce di quello che ha trovato Marisa, che il Testamento politico di Pascoli è il nipote più organico, meglio calibrato delle idee del nostro anonimo. E poi del resto anche Pascoli era animato da una bruciante curiosità per tutto quello che succedeva all'estero, amava fare comparazioni con le città del nord Europa, soprattutto protestante. A Amsterdam gli viene in mente di fare a Roma un edificio della borsa, cosa quanto mai aliena dalla mentalità appunto dei papi. Così come vengono in mente in quegli anni l'idea di impiantare nelle campagne dei mulini a vento, questo lo leggiamo anche nei concorsi clementini che si succedevano in quegli anni 30 del Settecento, mulini a vento nell'agro romano, quindi questa idea riformatrice spazia in vari ambiti. E Pascoli poi torna sugli stessi luoghi in cui si era mosso utopisticamente il nostro, Piazza del Popolo, il nostro vuole prolungare i fronti fabbricati delle strade del Tridente, investirne la piazza e usare appunto il porticato come strumento di unificazione, quindi avere una piazza come quelle torinesi e quelle parigine nel trapezio di Piazza del Popolo, con appunto l'uso intensivo delle botteghe. Ma anche Pascoli ripensa Piazza del Popolo in forme diverse, con due esempi, ma sempre con l'idea di farne degli edifici di botteghe e per potenziare il tessile. Ma tante osservazioni, magari meno organiche e sparse soprattutto in quello che si chiama Regesto, possono tracciare altre linee guida che troveremo nel secolo successivo e verranno riprese in seguito. Ad esempio l'idea di realizzare dei grandi viali alberati, delle ormate. Il nostro viene addirittura a scomodare niente meno che Pechino per trovare un esempio di città con dei viali alberati. Poi vedremo che questo richiamarsi all'Oriente non è del tutto casuale, e tale un progetto di strada ben descritto per un nuovo tracciato che sarebbe stato parallelo alla via Angelica, l'attuale via Angelico, e che quindi da Borgo avrebbe portato verso il nord. Ora è noto che sempre pochi anni dopo Alessandro VII avrebbe effettivamente realizzato le vie alberate, c'è la famosa olmata in Campo Vaccino. Meno noto, ma documentatissimo, un vero segno che si imprime alla scala del territorio con una olmata che collega Ariccia con il santuario di Galloro, e da Galloro poi va a finire a Genzano, per il quale ci sono proprio le piante indicate quantitativamente nei conti vistati e firmati da Carlo Fontana. Anche il nostro cita gli olmi e le olmate, ma e qui appunto torna l'idea dell'interesse per l'Oriente, e pensa anche agli svolti economici più pratici e pensa ai gelsi e dice: perché all'uso della Cina
non potrian sì anche fare tutte le strade delle nostre campagne piene di alberi spessi per riparo l'estate dal sole? Ponendosi i monicensi saranno di buona rendita per i maghi da seta. Ora, tra i luoghi per realizzare questi stradoni, pensa anche allo spazio di fronte a San Giovanni Laterano. E qui è addirittura profetico il nostro, perché? Perché quando Benedetto XIV vorrà impiantare un grande stradone, una grande promenade alberata tra San Giovanni Laterano e la rinnovata chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, con un motu proprio del 1744, stabilirà delle cose interessanti, perché una fila sarà una fila di olmi, ma nel grande spazio che ricollega lo stradone al parallelo fronte delle mura aureliane saranno previsti 572 gelsi, le cui foglie saranno vendute per nutrire i bachi da seta e sovvenzionare la manutenzione stessa di questa passeggiata. E quindi vediamo che qui proprio profeticamente il Settecento utilitarista compirà quanto prefigurato dal nostro anonimo gensionista. Un altro tema conduttore destinato anch'esso ad analoghi echi è quello del frazionamento delle terre per farne, diciamo, brevi piccoli appezzamenti da dare ad affidare ai contadini, che dovrebbero farne le spese, ad esempio le vastissime proprietà dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, altra proposta utopistica per il semplice fatto che i latifondi dei Cavalieri di Malta in buona parte sono tuttora esistenti e nessuno li ha mai toccati, oppure le proprietà già dei borghesi nella località Pantano, che una volta prosciugato dovrà essere frazionato e dato ai contadini. Vediamo cosa dice il nostro. Dovriansi dare detti terreni a pezzetti ai contadini, con farli fare ivi delle case a ciò abitassero nel luogo stesso. E questo nella consapevolezza che l'agricoltura è la più importante arte della Repubblica e perciò la più favorabile. Ora, questa idea, anche questa, è destinata ad avere lunghe ripercussioni, perché poi si sarebbe irrobustita dalle teorizzazioni economiche che avrebbero girato per tutta l'Europa, e sarebbe stato il pensiero della fisiocrazia. E questi echi sarebbero stati prolungati nel tempo, perché questo discorso non è estraneo di René Pascoli. Ma se andiamo ancora più avanti, c'è un nobile piemontese che si chiama Giuseppe Francesco Maria Cacherano di Bricherasio, che nel 1785 scrive un libretto con una proposta di riforma dell'agro romano che dovrebbe appunto renderlo in grado di approvvigionare l'intera città di Roma. E il nostro Bricherasio si occupa di una gigantesca centuriazione con delle maglie ortogonali, alle quali però gli aggiunge anche delle strutture viarie diagonali, in cui appunto mettere delle casette unifamiliari da dare ai contadini per farli rimanere lì. In questa utopia, che diventa una sorta di utopia anturbana, ha anche dei tratti regressivi, perché i contadini sarebbero stati in qualche modo costretti a stare in quella collocazione, quasi reintroducendo un'idea di servitù della gleba. E lo strumento di cessione di questi appezzamenti di terra sarebbe stato quello dell'infiteusi. Voglio fare un ultimo passo, arrivare proprio verso la fine del Settecento, per dire che proprio lo strumento dell'infiteusi sarebbe stato quello che nel 1791 avrebbe usato Pio VI Braschi per dare appunto in affidamento i terreni vicini alla Via Appia nel primo parziale tentativo di prosciugare le proprie piantine. E quindi questa cosa sarebbe diventata veramente una strategia operativa concreta. Anche se poi quelli che si sono accaparrati quei terreni erano tutto sommato soltanto una trentina di proprietari, che così di fatto avrebbero restituito il latifondo e quindi avrebbero riconvertito quelle campagne in un assetto assolutamente statico.
E questo forse è l'epitaffio finale di questo perennemente frustrata, di questa perennemente frustrata, diciamo, corrente, tendenza riformatrice che sarebbe stata sempre messa di fronte a ostacoli insormontabili nell'azione regime dello Stato e della Chiesa. Ma ora anche questa parabola, pur appunto una parabola sempre, diciamo, dalla parte degli sconfitti, che trova il suo vertice negli anni 30-40 del Settecento e poi si conclude, direi, simbolicamente con questo gesto, questa parabola ora ha pure un punto di inizio che va appunto assolutamente retrodatato a questo manoscritto e alla sua certa, diciamo, datazione negli anni 1652-1655. Sappiamo adesso l'origine di questa parabola, che ci aiuta a porre in una nuova luce tutto, diciamo, un ampio filone storico e che appunto apre nuove prospettive di ricerca in un ambito molto interessante di tempi lunghi e che costituisce il merito principale di questa opera filologica e interpretativa che ha intrapreso Marisa Tabarrini. Vorrei innanzitutto ringraziare l'Accademia Nazionale di San Luca e il suo segretario generale Francesco Moschini per avermi dato l'opportunità di presentare il volume Pro Bono Urbis Rome. Ringrazio di cuore i miei relatori, Joseph Connors, Irene Fosi, Augusto Loca di Amicis, che hanno accettato di buon grado, nonostante il confinamento e le restrizioni del Covid, da questa parte e dall'altra dell'Atlantico, di dedicare tempo alla lettura del mio volume e di presentarlo in questa sede così prestigiosa. Ringrazio infine la casa editrice Artemide Edizioni, che ha con professionalità curato la pubblicazione del volume, ed in particolare Vincenzo Furina, il direttore, che con i suoi continui incitamenti ha contribuito alla conclusione del lavoro e al miglioramento appunto della fase finale. La pubblicazione di questo volume è il coronamento di un lungo percorso di ricerca che inizia al momento del rinvenimento di questo codice manoscritto nel Fondo Vittorio Emanuele della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, collocato con una numerazione codice 431. Il titolo è Varia Consilia Pro Bono Urbis Rome e, come è stato detto dai miei illustri relatori, il codice comprende un piano di riforma urbana con proposte di ristrutturazione integrale, radicale della città di Roma, addirittura sventramenti che tagliano il centro storico, un piano di riforma finanziaria e un registro degli eventi più significativi degli anni, del periodo che va dal 1649 al 1655, eventi nell'urbe e nell'intero stato ecclesiastico. A distanza di anni dal rinvenimento di questo codice, ho voluto trascriverne per intero i contenuti, pubblicarli, ho inteso pubblicarli commentati e accompagnati da un lungo saggio critico sull'importanza di questi testi per la storia di Roma in età barocca. È già stato detto ampiamente dai miei relatori. Io personalmente vorrei evocare l'impressione che ebbi sfogliando la prima volta le pagine di questo codice, un'impressione di evidente anacronismo delle riforme, delle proposte di riforma urbana, di riforma sociale, che nel testo erano esplicitamente datate ai primi anni 50 del secolo, ma che per la loro modernità, secondo la storiografia ufficiale, non potevano che appartenere ad epoche successive. Io stessa, da storico dell'architettura,
Avrei datato le proposte di riforma urbana solo dopo la metà del 600 e quelle di riforma sociale addirittura al 700. Se però tutti i dati presenti nei testi non indicassero chiaramente il pontificato di Innocenzo X Panfili. Il piano di riforma urbana descriveva in modo dettagliato proposte di ristrutturazione dell'urbe che erano tradizionalmente attribuite ad Alessandro VII, pontefice che viene celebrato come grande urbanista dalla storiografia dell'architettura moderna, soprattutto dopo il volume dedicatogli da Richard Krautheimer. Poi un anacronismo che si sentiva, si faceva ancora più stridente quando leggevo le proposte di riforma sociale, che per il loro sapore proto-illuminista, e sono quasi imbarazzata a utilizzare questo termine per quegli anni, mi mette disagio da storico, noi storici non potevamo collocare nel momento più alto dell'Ecclesia Triumphans. Ma dopo il primo approfondimento storico ebbi la conferma che i testi di questo codice restituivano fedelmente l'atmosfera dei primi anni 50 del 600. E dunque una fase del pontificato Panfili scossa da due importanti eventi religiosi. Il primo rappresentato dall'inchiesta sul clero regolare e dal conseguente provvedimento di soppressione dei piccoli conventi, instaurando regolari discipline, che implicava un piano di riordino delle sedi delle piccole comunità religiose, con evidenti ricadute sulla programmazione urbana. L'altro evento rappresentato dalla presenza a Roma della delegazione giansenista francese, presenza a cui corrispose, ora possiamo dirlo dopo la lettura del codice, la fugace illusione di una dialettica tra ortodossia ed eterodossia cattolica, subito repressa dalla volontà conservatrice e controriformatrice. Mi riferisco alla promulgazione della bolla di condanna del giansenismo del 1653, la bolla cum occasione. Quindi due eventi religiosi traumatici a cui corrisposero a Roma, a cui corrispose il pullulare di riforma, di proposte di riforma con ampia ripercussione sul dibattito erudito architettonico e urbanistico. La propaganda della delegazione giansenista a Roma, presente dall'anno 1651 e guidata dal rettore della Sorbona, Louis-Gorin de Saint-Amour, attecchì evidentemente nei circoli romani, nei circoli culturali romani, più cosmopoliti, più inchilini alle novità, alla critica, circoli elitari che alimentarono il dibattito riformista, fino ovviamente alla promulgazione della bolla di condanna. E tra questi circoli era certamente l'Accademia degli Umaristi, un'accademia dove, sappiamo, le discussioni potevano sconfinare addirittura in una sorta di libertinismo del pensiero, sottratto alle rigide regole della dissimulazione religiosa. Un'accademia che incontrava tra i suoi membri i più illustri curiali della corte ecclesiastica e quegli stessi cardinali che presiedevano le congregazioni della Controriforma. All'immagine di una Roma centro di irradiazione
della propaganda religiosa controriformata, il codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma oppone un volto nascosto di Roma, una Roma recettiva, una Roma in grado di assorbire ed elaborare, anche grazie alla forte presenza delle delegazioni diplomatiche, come è stato detto dalla professoressa Irene Fosi, i fermenti europei, in una sorta di repubblica delle lettere delle nazioni. Quindi non solo Roma come centro di ogni di radiazione di ogni forma di espressione artistica, ma Roma anche come centro elaboratore, dove tutto affluiva, dove la corte ecclesiastica era informata costantemente su tutto quello che si andava facendo nei maggiori centri italiani ed europei, incluse le esperienze di sperimentazione urbana, di ristrutturazione urbana. E sullo europeismo dell'estensore di questo manoscritto vorrei citare appunto alcuni esempi di ristrutturazione urbana, di sperimentazione urbana d'Oltralpe, e cioè i riferimenti diretti alle passeggiate alberate di Bruges nei Paesi Bassi o al Pallamano di Tours in Francia, e cioè quella moda delle passeggiate in carrozza lungo viali alberati, quella moda che attecchirà anche a Roma, alla chiusura del pontificato di Innocenzo X Vanfili, influenzando la politica urbana di Alessandro VII. Non deve stupire che l'autore o gli autori, come è stato suggerito da Irene, abbiano preferito nascondersi dietro l'anonimato, facendosi portatori di idee così anticonvenzionali, così innovative, che aspettavano ancora l'approvazione papale. So per certo che apparteneva a un ambiente erudito, cosmopolita, colto, e che aveva esperienza diretta della cosa pubblica. Ma nonostante i numerosi indizi disseminati nelle pagine del manoscritto, non sono riuscita a dargli un volto o un nome. Dopo aver escluso tutti i personaggi da lui citati per conoscenza diretta e come preziose fonti informative, e tra questi era anche Lucas Orsenio, sono arrivata a formulare due ipotesi. La prima è quella di un curiale addetto giansenista dell'entourage di Prospero Fagnani, illustre giurista, nemico dei frati e regista del provvedimento di soppressione dei piccoli conventi, instaurando regolare disciplina. La seconda ipotesi, quella di un membro dell'entourage dei giustiniani, una famiglia di banchieri di origine genovese, le conforti legami col Banco di San Giorgio, che è ripetutamente citato nel piano di riforma finanziaria, famiglia che però poteva anche vantare l'appartenenza di un cardinale come Benedetto, protettore delle scuole pie, benefattore delle donne, benefattore dei poveri, che però morto nel 1621 non può essere indiziato. Come ringraziamento finale vorrei citare Andrea Di Pasquale, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale, che ha agevolato la pubblicazione del manoscritto, e Werner Oechslin per le continue sollecitazioni a svolgere questo lavoro, a trascrivere i contenuti del codice. Grazie.